Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo in una nuova puntata della rubrica previdenziale di ANF. Sono Urbano Rosa, con me c'è nuovamente, ringrazio la collega Ilaria Duccilli, segretario del Sindacato Avvocati di Bologna. Ciao Ilaria. Ciao Urbano e un saluto a tutti i colleghi che ci stanno ascoltando. Allora, con te oggi parliamo di contribuzione dei pensionati di Cassa Forense. Cosa pagano, quanto pagano, perché pagano? Raccontacelo un po'. Sì, oggi come detto parliamo, il focus è sulla contribuzione dovuta dai pensionati attivi, sarebbero i pensionati di vecchiaia, che come abbiamo appreso dal recente rapporto Censis sull'avvocatura che è stato presentato qualche giorno fa, sono 14.506. E quindi interessante e utile sapere quali sono i loro obblighi contributivi dinanzi e di fronte alla Cassa. Allora, innanzitutto il punto di riferimento normativo è l'articolo 17,3 del Regolamento Unico della Previdenza Forense. Che cosa ci dice? Che i pensionati di vecchiaia, se iscritti, appunto devono essere iscritti all'albo forense e devono essere percettori ovviamente di un reddito da attività professionale, sono esonerati dal pagare i contributi minimi obbligatori, soggettivo e integrativo, ma resta dovuto dai pensionati appunto di vecchiaia attivi il contributo di maternità e la contribuzione soggettiva dovuta in sede di autoliquidazione del modello 5. Per quanto riguarda il contributo di maternità, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione, quest'anno alla scadenza in realtà del 30 settembre, prorogata al 2 ottobre, oppure il pensionato può avvalersi anche di un'altra modalità. Potrebbe richiedere a Cassa Forense che l'importo sia trattenuto sui rati mensili della pensione. E questa opzione può essere esercitata utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito istituzionale di Cassa Forense, nella sezione modulistica sottotitolo Contributi. Per quanto riguarda la contribuzione soggettiva, bisogna ricordare che il pensionato, quindi dovuta in sede di autoliquidazione, il pensionato gode in realtà di un'aliquota dimezzata, mentre i colleghi non pensionati corrispondono un 15%, per i pensionati di vecchiaia attivi l'aliquota è ridotta della metà ed è quindi del 7,5% che si applica sul reddito netto professionale IRPEF entro ovviamente il tetto reddituale annualmente stabilito. Se si sfora il tetto, il pensionato attivo dovrà corrispondere l'ulteriore 3%. Resta poi dovuto il contributo, il 4%, quindi il contributo integrativo, sul volume d'affari IVA, che effettivamente appunto questo contributo integrativo ovviamente il pensionato lo recupera dal cliente perché lo incassa. E per quanto concerne diciamo, il versamento, la corrispondenza di questi contributi, avviene in modo ordinario, come per tutti, quindi in sede di autoliquidazione, con la prima rata entro luglio, la seconda rata entro il 31 dicembre, oppure, se il pensionato ritiene, può versarla in un'unica soluzione. La domanda che viene generalmente posta è poi, ma di tutta questa, diciamo, contribuzione che il pensionato di vecchiaia attivo va a corrispondere a Cassa Forense, c'è un ritorno? Cioè qual è diciamo, beneficio sotto il profilo contributivo? Sul punto c'è da dire questo, che oggi con l'attuale normativa non è più previsto i supplementi, non sono più previsti i supplementi di pensione perché sono stati abrogati a partire dal 2021. Quindi, non essendoci più i supplementi di pensione, non c'è neanche più la reversibilità su quelli che erano appunto dei supplementi che si andavano ad aggiungere alla pensione già percepita. Ma il nuovo sistema, appunto, la nuova normativa, che cosa prevede? Prevede una prestazione che viene erogata una tantum e che ha una determinata, diciamo, calcolata in una determinata percentuale che è del 2,5% sul reddito professionale appunto dichiarato dal pensionato.
Il restante 5% invece, perché abbiamo detto che l'importo che il pensionato, diciamo l'aliquota che viene applicata al pensionato, abbiamo detto è del 7,15%, il restante 5% viene utilizzato per la solidarietà e quindi a favore, diciamo, delle future poi pensioni di tutti i colleghi. E queste in sintesi sono appunto le normative, gli obblighi, diciamo, contributivi. Questa prestazione contributiva del pensionato viene resa al momento della cancellazione, poi definitiva dallo Stato. Esatto. Sì, è una precisazione giusta, doverosa. Viene data questa prestazione soltanto appunto nel momento della cancellazione dall'albo. Quindi, laddove ci fosse una, diciamo, laddove il collega dovesse morire in costanza di iscrizione, verrà erogata agli eredi. Ricordiamo per concludere che su questo profilo probabilmente quelle che sono le notizie che abbiamo della riforma previdenziale in corso di approvazione interverrà per tornare probabilmente al previgente sistema, cioè i pensionati torneranno a contribuire, si dice, dovrebbe essere prevista una contribuzione del 10% con però un riconoscimento di supplementi sulle pensioni. Per cui aumenta la contribuzione dei pensionati, aumenterà, però verrà riconosciuto in cambio ai futuri pensionati, verrà riconosciuto un supplemento come nel previgente sistema. Bene, grazie mille, Lara. Ricordiamo ancora una volta che anche a Bologna voi, l'ANF, il Sindacato Avvocati Bologna, ha uno sportello previdenziale, se vuoi ricordare anche le modalità di funzionamento. Sì, grazie Urbano. E noi a Bologna abbiamo da sempre attivo uno sportello previdenziale al quale si accede previa prenotazione. Troverete la referente dello sportello e le altre colleghe disponibili che potranno dare tutte le informazioni utili in materia di previdenza. Come ci si prenota sul sito per mail, come funziona? Basta scrivere, noi diciamo mensilmente inviamo una comunicazione con cui rendiamo note le date in cui si terrà lo sportello e i colleghi possono appunto prenotare un appuntamento in quelle date scrivendo all'email della nostra segreteria e a quel punto verranno ricevuti e dovranno indicare in realtà brevemente il quesito in modo tale appunto da poter avere una spiegazione No, esaustiva. noi invece ricordiamo la mail di ANF che è previdenza@associazionenazionaleforense.it per inviare le vostre richieste, le vostre domande. E ti ringrazio nuovamente, Ilaria. A prestissimo, arrivederci a tutti. Arrivederci.